tutti, io sono Gabriele Levaggi. Io sono Paolo Levaggi e siamo felici di prendere parte a questa edizione di Tiguglio Design District. Familiare da numerosi anni, dal 1999, dopo aver terminato gli studi in scuola di geometra, diplomato, ho proseguito appunto questa attività di famiglia del papà con i suoi fratelli, un'azienda fondata nel 1963 e io mi occupo alla produzione, diciamo, in particolare della foratura di tutti i sedi, tutti i modelli di sedia a chiavarina. Invece ho fatto un percorso un po' diverso, mi sono laureato in architettura e subito dopo sono entrato in azienda a tempo pieno e ho iniziato dalle basi, quindi ho imparato tutte le fasi di lavorazione. Mio papà è stato un maestro che mi ha insegnato tutte le lavorazioni principali ai macchinari e dopo, diciamo, o comunque parallelamente a appunto l'apprendimento di tutte le fasi di lavorazione, ho iniziato anche a lavorare un pochino sull'aspetto di comunicazione dell'azienda, perché penso che la laurea in architettura mi abbia dato una vision anche un pochino più progettuale, più ampia nel suo insieme, che mi permette di abbracciare non solo l'aspetto diciamo della produzione vera e propria, ma anche di appunto affrontare un po' la conduzione dell'azienda a 360 gradi anche sugli altri piani e soprattutto su quello della comunicazione. Per me la sede di Chiavari rappresenta un grandissimo patrimonio storico, perché questa tradizione qua, che è nata nel 1807, ha visto nascere veramente tantissimi modelli di seggiola con questa caratteristica della leggerezza, della resistenza, e quindi continuare a creare questo oggetto è una grandissima soddisfazione, ecco, mi riempie proprio il cuore, perché noi partiamo proprio dalla materia grezza, i tavoloni di legno, e li lavoriamo piano piano, manualmente, con l'ausilio anche delle macchine classiche da falegnameria, e quindi diamo vita a queste creazioni, ecco, io le posso chiamare, che sono veramente un'icona ormai storica e mondiale, ecco, e questa è una grandissima, grandissima soddisfazione che mi dà energia, ecco, per continuare questa tradizione. Sì, sicuramente c'è un aspetto anche affettivo per noi, perché siamo nati in questo ambiente di bottega fin da bambini, quando giocavamo tra i truccioli e gli scarti di legno, quindi c'è un doppio legame che ci tiene, diciamo, attaccati alla sedia di Chiavari. Uno è personale e affettivo, perché tutti i nostri ricordi di infanzia, ma anche dopo, successivi, di adolescenza e di ingresso nel mondo del lavoro, sono legati appunto alla sedia di Chiavari, all'ambiente di bottega. E poi c'è, come diceva mio fratello, l'aspetto di grande orgoglio nell'essere i continuatori di una tradizione che ha reso la nostra città di Chiavari e comunque il nome della sedia di Chiavari famoso in tutto il mondo come
come una vera e propria icona di design. La Chiavarina è sempre stata, fin dalla sua nascita all'inizio dell'Ottocento, un oggetto contemporaneo, perché diciamo tenuto fermo i punti saldi e vincenti del progetto della sedia di Chiavari, che sono la grande leggerezza e la robustezza nella stessa, racchiusi nella stessa sedia. Per quanto riguarda invece l'aspetto della forma, del design, diciamo che si è sempre adeguata comunque al passaggio del tempo, al cambiamento delle mode, alle nuove tendenze, a tutti i trend appunto che richiedevano il mercato. E sicuramente anche dal punto di vista dei materiali e della sostenibilità, la sedia di Chiavari è sempre stato un oggetto contemporaneo, perché qui a Chiavari abbiamo sempre fatto le sedie con materiali locali, con una filiera corta, per non dire cortissima, e quindi anche da questo punto di vista la sedia di Chiavari è un prodotto molto sostenibile, contemporaneo, e lo era anche quando queste tematiche non erano ancora in voga e non rappresentavano una questione a livello globale. Chiavarina nasce nel 1807, nasce quindi in un'epoca in cui il design non esisteva ancora sostanzialmente. Siamo agli albori della produzione industriale e il tema, diciamo, dell'estetica applicata alla produzione di serie non è ancora una cosa che, come dire, è ancora emersa, non è ancora venuto fuori. Eppure, secondo me, la sedia di Chiavari è un oggetto di design estremamente ben riuscito, perché riesce a condensare in un unico oggetto, e questo è stata grazie alla bravura appunto del suo inventore Giuseppe Gaetano Descalzi, riesce a unire diversi fattori che tutti insieme fanno un oggetto estremamente riuscito, che funziona, e ce lo testimonia il fatto che siamo ancora qui a parlarne dopo due secoli. Se ci pensiamo, la sedia di Chiavari è un oggetto estremamente leggero, caratteristica che è molto importante e allo stesso tempo molto difficile da raggiungere quando si parla di sedie. È una sedia leggera ma al tempo stesso anche robusta, e soprattutto ha un'estetica molto riconoscibile e molto apprezzata in tutti gli ambienti del design contemporaneo. Questo ci indica appunto che si tratta di un oggetto di design. Manca forse l'aspetto di grandi numeri, che non c'è mai stato, in quanto la sedia di Chiavari è sempre rimasta legata a un concetto più di produzione artigianale. E tuttavia, pur nei numeri contenuti che si possono realizzare in una bottega artigiana come la nostra, esiste comunque anche qui un concetto di serialità. Ovviamente si parla di piccole serie di piccoli numeri, però ogni operazione è ottimizzata per essere prodotta in maniera seriale, con il massimo vantaggio in termini di tempo e il miglior risultato ovviamente in termini di estetica e bontà strutturale. Io credo che gli strumenti che ci offre il mondo digitale e tecnologico siano appunto semplicemente degli strumenti, un po' come lo sono in maniera diversa una raspa o uno scalpello, tanto per capirci. Quindi penso che semplicemente offrano delle opportunità e che opportunità che non vanno, come dire, fatte scappare. Nel nostro caso abbiamo iniziato molto presto un percorso di digitalizzazione, parliamo del 2013, siamo andati praticamente a scuola, abbiamo frequentato dei corsi che ci hanno aiutato a spiegarci in quale modo potevamo utilizzare gli strumenti del digitale, quindi il sito web, i social network e tutto quello che, diciamo, gira intorno a questo mondo, in maniera proficua per aumentare il nostro business, la nostra azienda. E devo dire che ha funzionato molto bene, perché
con un lavoro, diciamo, costante e molto, molto impegnato, abbiamo portato la nostra azienda a livelli sia di notorietà nell'ambiente del design e dell'arredamento, e sia proprio in termini anche di fatturato siamo cresciuti moltissimo, e quindi diciamo, guardiamo questi strumenti come un'importantissima opportunità che le aziende, specialmente quelle più tradizionali, più legate a un concetto di antico mestiere, dovrebbero utilizzare, perché realmente offrono la possibilità di tramandare un mestiere, di farlo sopravvivere ancora oggi e in maniera molto proficua. Per me il design oggi significa fare degli oggetti che possono essere tramandati. Ricordo che un grande del design italiano, Dino Gavina, disse che un oggetto di design è veramente valido quando dura 30, 40, 50 anni e quando è ancora valido e potente dopo tanto tempo. In questo senso io penso che la seggiola di Chiavari risponda un po' a queste caratteristiche, perché appunto ha una storia di 2 secoli, ma ancora oggi ha un enorme potenziale, un'enorme capacità espressiva, un'enorme anche vendibilità, e questo appunto mi fa credere che la chiave oggi per fare del buon design sia fare degli oggetti che possano durare nel tempo. E quindi il consiglio che darei anche a, diciamo, nuovi designer, tutto questo, attenzione anche ai particolari, tenendo sempre a mente, considerando sempre qual è la tradizione, diciamo, anche di questo oggetto in particolare, della sedia di Chiavari, e studiare, trovare anche nuove linee, diciamo anche innovative, seguendo anche magari materiali più idonei, e diciamo trovo un'attenzione sempre a questi dettagli, a questi particolari. Siamo molto felici, ecco, di partecipare a questo grande evento, e vi aspettiamo numerosi, ecco, venite nel Tiguglio a trovarci, e un caro saluto a tutti, ciao! Ci vediamo nel 2023, ciao a tutti!